E sono qui in questa bella puntata estiva per presentarvi un nuovo pezzo, una new di Cantiamo Napoli, ed ecco a voi il piccolo Sasi, ciao! Ciao Vanessa, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie, a te? Tutto bene. E devo presentare lei, l'Annunzia Ferri. L'Annunzia Ferri. La, grazie per la. Ciao, come va? Tutto bene, grazie, a te? Bene, un poco di calore, ma bene. Sì. Che dire, sono contentissima che Sasi ha voluto la mia presenza nella canzone, abbia adottato con me, e gli auguro tanto bene, allora, tutto il bene di questo mondo. Con questa canzone che Sasi avete fatto, eccetera, eccetera, ci sono due perni fondamentali di questa canzone che voi avete fatto, oltre al titolo di questa canzone che si intitola... Si osab mamma, e quindi è già un tutto dire di che cosa parla, diciamolo, vai. Questa canzone parla che io mi sono fidanzato con una ragazza e quindi la mamma non lo deve sapere, quindi lo vado a dire alla nonna, e che è un segreto fra me e la nonna, perché se lo sa mamma che le ci fa tanto, immazzate. E quindi... questo segreto tra te e la nonna. Questa canzone è stata scritta da due autori che noi ogni tanto sentiamo parlare. Chi sono questi due? Tony Aprile e Piero Palumbo. Li vogliamo chiamare qua? Sì. I due maestri. Venite qua, venite maestri, venite. Venite. Buonasera. Buonasera, ma che bello che Sasi. Ciao Nunzia, ciao Vanessa. Ciao. Maestro, tutto bene? Io faccio dire almeno buonasera al maestro, perché quello è di poche parole. Buonasera maestro. No, mi sono preparato in realtà un discorso di 20 minuti, per cui no, perché l'altra volta, capito, pure mi fu detto tu sei di poche parole, no. Comunque questo ragazzo ha stupito un po' tutti alla Zeus, dove è stato realizzato questo brano, proprio per la sua spigliatezza e poi per una professionalità che in un ragazzino di 11 anni è introvabile, è qualcosa di eccezionale. Bisognerebbe vederlo mentre registra, mentre canta, è proprio un veterano, ecco, veramente. È tutto un ristapris, ovviamente poi confortato dalla presenza di Nunzia, che voglio dire, essendo una veterana, voglio dire, l'ha preso un po' sotto la sua ala protettiva. Basta, non voglio parlare più, signori, ce ne non so chi ci poche parole. Tu Piero? Ma buon intenditore! Tu Piero vuoi dire qualcosa su questo? Allora, Tony ha detto già delle belle cose, io posso solo dire che lui è veramente in gamba, spero veramente che possa intraprendere questa strada così tortuosa, perché poi è tanto bella la musica, questo campo, però è così difficile. Però, sì, come diceva Tony, si è avvalso della collaborazione di una brava artista napoletana, che è Nunzia Ferri. Ci fa piacere che abbia scelto noi come autori anche il piccolo Sasi. Io ringrazio insieme a Tony la produzione di Sasi, e fa bene a stare qui a Cantiamo Napoli, che questa è una grande vetrina di lancio, quindi scegli sempre Cantiamo Napoli. Io quindi i saluti finali li faccio fare a te, ok? Sì. Poi dopo facciamo tutti quanti insieme il saluto di Cantiamo Napoli. Chi vuoi salutare? La mia produzione, Antonio Sorrentino, a tutti i miei fans di Facebook e a tutto lo staff di Cantiamo Napoli. Ok, e quindi tutti quanti insieme non ci resta altro che salutare, perché noi siamo quelli di... Cantiamo Napoli! Nunzia Ferri, in collaborazione col piccolo Sasi, ci cantano Si Usap Mammà. Io parla solo che ti ho forza fa, mi piace una guaglia un gelo in da classe a più bella, ma si lo sapo mamma, tu corri sempre a me e già fammi lavare, o sai che non dico niente ma non perdere tempo, pensa pure a studiare. Si piccerille non mi fa più chatta, di nuovo venga per me e non segreta con te, però che vai mala a scuola non mi fa mai sapere che bella nonna
fosse bang però, che la maestra non può, perché in danno redazione per 50 minuti stiamo sempre